Buonasera a tutti, benvenuti a Re della Terra, tappa napoletana. Dietro la riga. Il mio non è un TED, è solo un saluto introduttivo. Mi chiamo Giosuè De Salvo, sono portavoce del Comitato per l'Expo dei Popoli. Il Comitato è oggi composto da 50 organizzazioni no profit italiane che da 3 anni stanno lavorando con l'obiettivo di portare a Milano, in occasione dell'Esposizione Universale, la voce della società civile, ma soprattutto dei movimenti sociali e contadini di tutto il mondo per rispondere alla sfida che l'Expo ha posto a tutti noi: come unire il pianeta e farlo in modo sostenibile. Per fare ciò stiamo organizzando un forum di 3 giorni, dal 3 al 5 di giugno, in Fabbrica del Vapore a Milano, a cui parteciperanno oltre 150 delegati in rappresentanza delle principali reti internazionali che si occupano del tema e che hanno eletto Milano come una delle tappe di mobilitazione verso i 2 grandi appuntamenti chiave del 2015 in sede Nazioni Unite. Mi riferisco alla nuova agenda di sviluppo post-2015 che verrà presentata a New York, Palazzo di Vetro, in settembre, e mi riferisco alla COP21 di Parigi, dove auspicabilmente verrà siglato il nuovo accordo contro il cambiamento climatico. Lasciatemi dire che essere qui oggi è già frutto di un triplice miracolo. Siamo a Napoli, miracoli è bene parlarne. Il primo miracolo è stato mettere intorno a un tavolo una compagine di soggetti, quali italiani mi riferisco in particolare, che di solito fanno molta fatica a parlarsi e a coordinarsi fra loro. Dalle slide che scorrono alle mie spalle potete avere un'idea di ciò a cui mi sto riferendo. Nel comitato abbiamo ONG di sviluppo, ONG ambientaliste. Abbiamo grandi associazioni generaliste, abbiamo GAS, DES, il mondo del commercio equo e solidale, e chi più ne ha più ne metta. In 3 anni di riunioni, di incontri e di scontri, hanno consentito di contaminarci a vicenda, di crescere e di mettere, secondo me, le basi per qualcosa di duraturo. Il secondo miracolo è stato quello di raccogliere i fondi necessari all'operazione Expo dei Popoli e farlo senza che ci sia stato uno stanziamento straordinario di fondi pubblici per il ruolo straordinario che ci veniva chiesto come società civile rispetto a un evento più che straordinario che è l'Esposizione Universale. Voi ricordate che Milano ha vinto su Smirne anche per questo, perché avrebbe dato protagonismo alla società civile. Ecco, non ci sono stati fondi straordinari, abbiamo fatto uno sforzo di maturità e visione come organizzazioni, una maturità, una visione per cercare insieme i fondi che non era scontata in tempi di crisi finanziaria. Quindi è stato un altro bel miracolo, un'altra prova di maturità del nostro mondo. Il terzo miracolo è stato quello di coinvolgere le reti sociali e contadine in particolare mondiali nell'Expo dei Popoli e vincere la loro comprensibile diffidenza rispetto a questa bestia strana che è l'Expo. Perché l'Expo non è un G8, non è un G20, non è un forum di Davos. Expo non è e sicuramente non può essere considerato un luogo di decisione politica. Quindi è stato lungo, paziente, e oggi abbiamo le reti internazionali che vedete rappresentate, molto significative, on board, come si dice in inglese, e con loro faremo un grande forum, sono convinto. Ma cosa ci ha aiutato a compiere questi 3 miracoli? Io direi la convinzione comune che fame e povertà non si vincono con nuove iniezioni di mercato e nuove iniezioni di tecnologia, ma fame e povertà si vincono con nuove e corpose iniezioni di democrazia e di diversità. Fame e povertà, in altre parole, sono problemi politici che richiedono risposte politiche. E guardate, non siamo i soli a pensarlo. Papa Francesco, in una sua frase diventata celebre, ha detto con forza, cito testualmente: questa economia uccide. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano dotato a vivere in strada, mentre lo sia il ribasso di 2 punti di borsa. È necessario, se vogliamo realmente risolvere i problemi e non perderci nei sofismi, risolvere la radice di tutti i mali, che è l'inequità. Il presidente Sergio Mattarella, il 7 febbraio scorso, nel suo messaggio all'Expo delle Idee a Milano, Hangar Bicocca, scriveva: l'aumento delle diseguaglianze fra paesi ricchi e popolazioni povere rende indispensabile l'adozione di un modello di sviluppo nuovo,
che modifichi questa inaccettabile tendenza. Si tratta di una sfida globale che richiede scelte politiche e azioni condivise per la gestione dei sostenibili delle risorse, la difesa della biodiversità, la salvaguardia dei territori, troppo spesso messi a rischio da comportamenti egoistici ed irresponsabili. Da ultimo, Olivier de Schutter, il mio guru, meno conosciuto da molti di voi, ma relatore speciale delle Nazioni Unite per 2 mandati, dal 2008 al 2014, relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo. Olivier de Schutter ha chiuso il suo mandato, doppio mandato, l'anno scorso, dicendo, affermando, l'eliminazione della fame e della malnutrizione è un obiettivo raggiungibile. Tuttavia non sarà sufficiente rivedere la logica dei nostri sistemi alimentari, occorre rovesciarla. Gli attuali sistemi alimentari infatti sono efficienti solo per quel che riguarda la massimizzazione dei profitti dell'agribusiness. Il deficit principale dell'economia del cibo è democratico. Ora, mettere a fuoco queste frasi, calibrate parola per parola, consente di non perdersi appunto in inutili sofismi e consente di continuare a svolgere quel gioco delle parti che è il sale delle nostre società democratiche. Gli spot e gli annunci della Carta di Milano, Maso, gli spot e annunci della Carta di Milano, del governo italiano, parlano di una grande alleanza fra governi, imprese e cittadini. Ma detta così, questo modo di mettere tutti sulla stessa barca regge fino a un certo punto. Perché se i nostri sistemi alimentari non sono democratici, se l'attuale modello di sviluppo genera disparità fra paesi ricchi, Maso, e popolazioni povere, se questa economia uccide, allora ci sono degli assassini e delle vittime. Gli assassini sono ben note politiche aziendali e ben note politiche o non politiche governative. Gli assassini, le vittime, scusate, le conosciamo purtroppo molto bene. Sono coloro che soffrono la fame, soffrono la malnutrizione, sono coloro che vengono espropriati dei beni comuni, quali terra, acqua, sementi. Sono uomini e donne a cui viene negata la dignità del lavoro e che non hanno nessun tribunale a cui rivolgersi per vedersi riconosciuta la giustizia per le violazioni subite, a loro e anche per i loro figli. Quindi a noi, società civile, spetta denunciare gli assassini e dar voce e solidarietà alle vittime. Alla politica spetta prevenire nuovi assassini e garantire una riparazione legale alle vittime. I ruoli sono diversi, non possiamo essere tutti sulla stessa barca. È invece tempo di scelte per chi amministra. Occorre che chi amministra si schieri come decisore politico per combattere l'iniquità, quale radice di tutti i mali, e trasformare i sistemi agroalimentari globali da fonte di profitto per pochi a fonte primaria di diritti per tutti. E questa richiesta forte e articolata che uscirà dall'Expo dei Popoli, il forum del 3-5 giugno, e questa è la richiesta che vorremmo portare avanti insieme anche a tutti voi, a partire da stasera. E per questo vi ringrazio e vi auguro